Signore e signori, ladies and gentlemen, vi invito a mettervi comodi perché siamo arrivati al momento clou. E qui ci voleva una musichetta proprio di quella di suspense. Settimo match, regole Muay Thai, classe A 3x3, 61 kg. Angolo blu, ladies and gentlemen, Tarantini Muay Thai Boxing. Dalla prestigiosa scuola diretta dal maestro Angelo Tarantini, accompagnato dal maestro Armando Neri, Giovanni Mulas dalla Sardegna, campione regionale, campione italiano, Muay Thai KL 2015. Eccolo qua, Giovanni Mulas occuperà l'angolo blu. Regole Muay Thai, classe A 3x3, 61 kg, angolo blu, Tarantini Muay Thai Boxing. Allora io partirei dai risultati, ecco un attimo che fa il suo ingresso nel ring. Dalla Sardegna Giovanni Mulas, angolo blu. E adesso chiederei un... Oh. 19 anni, vincitore dei campionati italiani nel 2013, vincitore del World Cup 2014, secondo classificato alla World Cup 2015, campione europeo junior primo serie 2015, vai con la O dicembre 2015, viene ingaggiato alla nazionale italiana e finalista della Kickers Cup di Bangkok e campione italiano KL 2016. Tutti quanti, team corifeo, Jonathan Invernino! Jonathan Invernino, team corifeo, angolo rosso. La musica e l'applauso dei presenti. My every single thought's quarter be collecting cream. Facciamo sentire il tifo. Jonathan Invernino occuperà l'angolo rosso. Arriva la vittoria. Blu ridecorato, 19 anni. Ingaggiato dalla nazionale italiana e finalista alla Kick Cup di Bangkok e prima col presidente Maggio l'abbiamo parlato, molto attenzionato alla federazione e nell'angolo blu Giovanni Mulas. Adesso seguiremo le regole del Muay Thai classe A 3x3 61 kg, voce al tavolo, quindi tre round di 3 minuti ciascuno, giusto presidente? Assolutamente sì, combattimento finale. La terna arbitrale in questo caso è composta dall'arbitro centrale maestro Maurizio Firullo, giudici laterali Corrado Rubino e Gaetano Guastella. Auguriamo un buon lavoro, già è passato la ring girl per presentare l'inizio dell'incontro e per questo primo round, settimo match e ultimo in programma. Angolo blu dalla Tarantini Muay Thai Boxing, Giovanni Mulas dalla Sardegna. Angolo rosso, team corifeo, Jonathan Invernino. Ricordo regola del Muay Thai classe A 61 kg. Momento di grande concentrazione per gli atleti. Thank you.
quello che stiamo vedendo è il rito della Muay Thai prima dell'incontro. Naturalmente serve molto anche agli atleti per concentrarsi e poter dare il meglio durante l'incontro. Anche questo copricapo molto particolare. Gli atleti, qui siamo nel settore professionisti, settimo e ultimo match della Muay Thai Corifeo. Benissimo. Arbitro Chirurgo, giudici Rubino e Guastella. Ricordo angolo blu Giovanni Molas della Tarantini Muay Thai Boxing. Angolo rosso Team Corifeo Jonathan Invernino. Gli ultimi consigli. Eccoci qua. Un po' tutti emozionati, eh? Ricordo tre match di 3 minuti ciascuno. Atleti al centro. Si comincia. Thank you.
finisce il primo straordinario round di questo settimo match. Angolo blu Giovanni Mulas da Sassari, angolo rosso dal team Corifeo Jonathan Iberrino. Ecco che viene presentato il secondo round. 30 secondi. Grande lavoro per gli arbitri. Ricordiamo che i round sono tre, il primo è già andato di tre minuti ciascuno. Tempo. Fuori secondi, gli ultimi consigli e si parte per il secondo round. Via.
comincia il secondo round. Finisce il secondo round per questo incontro. Ricordo angolo blu Giovanni Mulas, angolo rosso team Corifeo Jonathan Invernino. Siamo pronti per il terzo e ultimo round. Ilenia porta il cartello. Facciamoci sentire, bravi, bravi, bravi. Regole Muay Thai classe A. 30 secondi. 3 round a 3 minuti per categoria 61 kg. Da Sassari Giovanni Mulas, da Vittoria Jonathan Invernino. Ricordo la terna arbitrale, giudice arbitro centrale Maurizio Finullo, giudici Corrado Rubino e Gaetano Guastella. Ultimo round. Fuori secondi. Ultimo round. Ladies and gentlemen, signore e signori, per knockout tecnico. Aspettiamo l'ufficialità. Jonathan Invernino, team Corifeo, angolo rosso. Grande conferma per questo atleta di cui ne abbiamo già parlato e conosciuto ancora una volta. Straordinario questo altro risultato per il team Corifeo. Adesso aspettiamo l'ufficialità da parte dei giudici. Ringraziamo anche il presidente Cassisi della CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale. E un applauso va a Giovanni Mulas della Tarantini Muay Thai Boxing, che è venuto da Sassari qui a Comiso per poter vivere questa grande esperienza e questa grande emozione. Mi fate l'applauso, grazie. Bravissimi. A questi straordinari atleti, ma a tutta l'organizzazione. Presidente, se deve dare l'ufficialità dell'incontro, lei microfonato, sta entrando in centro ring e così abbiamo l'opportunità per, quasi quasi passo io, aspettate. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Emozionato, ce l'ho fatta. Allora, Presidente, dobbiamo ufficializzare tutto, eh? Premiazione? Eccoci qua.
Prevenzione. Vince Jonathan. Jonathan Iverino. Complimenti a Giovanni Mulas. Complimenti a tutti quanti. Bravi, bravi, bravi. Un grande risultato. Prevenzione. Ci sono le coppe, i riconoscimenti. Per questi atleti, complimenti, veramente complimenti. Perfetto. Allora, Jonathan. Aspetta un attimino, così lo sentiamo un attimo. Jonathan, a chi vuoi ringraziare in questo momento? Aspetta un attimo che ti do. Jonathan, un attimo che ti do il microfono, così anche per ringraziare. Angelo Corifeo e tutto il team, grazie. La foto. Ringraziamo tutti i presenti, nel frattempo tutti coloro i quali hanno collaborato per la riuscita di questo evento. La foto con il presidente, prego. Eccoci qua. Angelo Forza che c'è da fare la foto. Ringraziamo ancora Giovanni Mulas, ma il risultato finale porta un altro tassello positivo a Jonathan Iverino del Team Corifeo. Presidente. Il presidente, foto di rito, prego, prego. Presidente Baggio, prego, 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 fate la foto, accompagnatore, un attimo. Io devo scambiare due parole appena fate la foto per il risultato finale. Benissimo, comunque li trovate nei social, ricordiamo che Video Amarcord sta riprendendo il tutto. Ringraziamo anche AG Service di Agosto Gianluigi che egregiamente ha pilotato sia il sonoro che le luci con il suo team. Allora io adesso devo fare un po' come gli allenatori quando c'è. Allora, Angelo, due parole per ringraziare tutti quanti. A te il microfono e complimenti ancora, Jonathan. Allora, intanto voglio ringraziare sempre a tutti, dal pubblico che siete sempre meravigliosi, grazie per seguirci e per sostenerci sempre. Che dire, oggi abbiamo meritato la vittoria, tanti sacrifici, tanti impegni, ma alla fine riprendiamo quello che è nostro, dai. Grazie ancora all'amministrazione comunale che ci dà sempre la possibilità anche quest'anno di organizzare questo magnifico evento. Speriamo di riproporci anche l'anno prossimo, come sempre. Grazie ancora, siete grandi. Va bene, complimenti al team Corifeo. Ringrazio Jonathan, vuoi ringraziare qualcuno, Jonathan? Volevo ringraziare tutto il pubblico che è qui per vedermi. Poi voglio ringraziare il mio maestro per tutta la preparazione, i sacrifici e tutto. Poi Max, che gli mette il suo tra tutto. Tutti i manager, anche tutti gli sponsor per la serata, e grazie a tutti. Bene, il complimento al papà, emozionati ogni volta. Grazie a tutti per tutta la partecipazione che siete venuti qua. Ringrazio il maestro Corifeo e mio figlio che ha fatto tanti sacrifici. La famiglia ha fatto tanti sacrifici. Bravo! Io non voglio dire niente. È facile. Beh, ci emozioniamo un po' tutti quando c'è un risultato positivo. Io direi che adesso il nome ormai lo conosciamo. Io dico Jonathan, voi dite il cognome e dopo ci salutiamo. Ladies and gentlemen, ha vinto Jonathan del team Corifeo. Buon rientro e ci vediamo alla prossima. Un grazie a tutti da Francesco Adamo, è stata un'altra piacevolissima serata, ringrazio chi ci ha ospitato, ringraziamo Ilenia e tutti coloro i quali hanno lavorato per la riuscita di questa straordinaria serata dedicata ad una disciplina meravigliosa, il presidente e tutti gli altri. Grazie e buon tutto. Grazie ancora.